ragazzi, un po' più nervo e faremo saltare gli Stati Uniti. Ok, boys, molto molto bene, Adriano. Grazie. Bravo. Come on, ragazzi. Sicuro, ragazzi, sono Adriano Celentano. Sono venuto in America per far riposare un po' gli italiani. Oh, daddy girl. Teddy girl. Mai, mai, mai più io potrò carezzarti, mia dolce bambina. Mai, mai, mai più. Blue jeans, blue jeans, like a rose. Vorrei sapere perché. Oh, hello. Ma allora non ti fidi di me? Ma ti dico, dormi tranquilla. Sai cosa vuol dire dormi tranquilla? Anzi, dormiamo tranquilli. Fraticelli soli siamo in giro per il mondo. Chiediamo solo un po' di carità per noi. Che sera prima di dormire pregheremo per portare. Porco Giuda, ma cos'è che è successo? Che è successo, brutta fetente? E tieni pure il coraggio di farti vedere in giro dopo quello che hai fatto. Dopo quello che ho fatto. Non è il caso di scherzare. No, non è per scherzare che sono venuta fin quassù. Ah sì? Non avevo dato ordini precisi, forse? Niente donne fra i piedi. E allora? Si dà il caso che ho incontrato Callani. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai. E la sporca vita gli salvai a quel rinco. Rinco! Se non te fai pagare il prezzo della corsa. Wow! Ma che sei matto? Mi dai baci in mezzo alla strada? Questo mi vuoi disonorare? Io ti voglio disonorare? Ma chi t'ha messo in testa? In nome di Dio! Accidenti! Ma chi è stato? Disgraziato! Ma te, hai sentito che cos'è che ha detto il Binetti prima di morire? Peppina. A Peppina Cavallo non lo fotte nessuno. Peppina! Così. Ma che fai? Dai fuochi ai sordi? Beato te, se vede che ce n'hai tanti. E io per il mio... Aio! Aio! Vorrei portarci! La signora là, si voglio dire King Kong, che cosa ne sarà di lei travolta dagli eventi? Per me è come se non esistesse più. Oh Fred, io voglio vincere, vincere! Per tenere separate le pareti della vagina. Noi possiamo usarlo da sole, unicamente per tenere separate. Guardate, eccolo là! Hitler in persona seguirà questa prova. Vai! Vai! Apri le all'ordine! Non l'ha aperto. E cosa voleva? Io niente. È lei che voleva qualche cosa. Volevo qualcosa io. Sono stata chiamata perché mi hanno detto che lei vuole imparare l'inglese. Ah, l'ho detto così?
E com'era quest'uomo? Tale quale te. Ah. Porco cane. Che c'è? Ti contenti di molto? Di moltissimo. Tengo tutte le ragazze del balletto. Le Porbonel sono la mia unica famiglia. Si dice è falso. Lei... Cosa? Si dice che lei abbia ingenti depositi nelle banche svizzere. È falso. È la Svizzera che ha ingenti depositi nelle mie banche. Ma cosa fai? Sei impazzito? Fermati! Ho detto fermati! Tenete, queste sono due doppie. Godetele per amor mio e compatitemi. Ma Mirandolina, Mirandolina, oddio, è svenuta. Vedo. Scalamoncata. Due re. Ma non la guarda la strada? Certo che la guardo. La vedo riflessa nei suoi occhi. Ha visto? Mi ha riscaldata. Ora puoi anche raffreddarti. Bravo, eh? Certo, con la motocicletta è facile. È con la macchina che è difficile. Oh, cavolo! Oppure. È successo che sono scivolato sul ghiaccio con la testa, ho spaccato il gradino di un negozio. Cosa c'è di tanto divertente? Il proprietario voleva che gli pagassi i danni per il gradino fatto a pezzi. Lei si veste sempre così? Sì, sempre. Sai, il rosso è il mio colore preferito. Lo credo.